Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qua ormai per questo appuntamento consueto in cui eh, come Regione Lombardia vi diamo tutte le informazioni eh, rispetto all'andamento dei numeri, a quello che stiamo facendo e alle misure che stiamo mettendo in campo. Eh, noi raccontiamo lo sforzo che Regione Lombardia da tutti i punti di vista mette in campo. Eh, siamo molto contenti che molti... Ci seguono, molti apprezzano, altri giustamente possono anche evidenziare alcune cose che possono essere fatte meglio. È da un lato anche uno stimolo per ognuno di noi che sta vivendo in maniera completamente nuova, come tutti all'interno di questo paese, forse dell'Occidente, un evento come questo, una grande pandemia. Ieri le parole mie che erano state chiare, in cui si stava cercando anche di evidenziare, di spiegare come stiamo, ci prendiamo cura. Di, di coloro che sono al domicilio le misure che abbiamo introdotte eh, dal punto di vista innovativo sono state anche oggetto di eh, sono state deformate hanno creato delle fake news eh, per attaccarmi per attaccarci Beh, io penso che chi in questo momento vuole fare polemica sugli sforzi che facciamo eh, evidenzia la misura eh, del proprio essere ognuno di noi lavora, sta lavorando al massimo compieremo eh, sicuramente degli errori, ma lo facciamo eh, con l'obiettivo, eh, ogni nostra azione ha come obiettivo quella di provare ad arginare. Questa, questo tsunami che ci è venuto addosso e di dare il meglio delle cure possibile a una moltitudine di persone perché stiamo parlando di una moltitudine di persone che è stata colpita dal coronavirus e che ne è colpita in maniera complicata quindi eh, è giusto sollecitarci ma forse dire, le polemiche gratuite coloro che provano a prendere eh, delle eh, parole e a cambiarne il senso francamente eh, insomma, io insomma, le giudico uh, così insomma, le lascio giudicare a voi, che forse è molto meglio. Oggi è una giornata in cui abbiamo fatto un passo in avanti nella, ne, nel, nel, nella, nelle attività sanitarie, nei servizi che forniamo ai cittadini. Ci sono strutture sanitarie che continuiamo a ripeterlo, sono ormai assolutamente sature e allora lì noi. Da tempo stiamo cercando di trovare le condizioni per, perché queste, eh, una queste strutture abbiano una pressione inferiore, perché ci siano capacità diversi di raccogliere i pazienti, quando intendo diversi intendo perché trasferiamo, come sapete, la strategia di trasferire parte dei pazienti oppure quello di aprire anche delle strutture parallele, delle strutture, eh, delle, delle strutture mobili che possono accogliere in maniera adeguata eh, i pazienti eh, e che arrivano al pronto soccorso e questo è il caso oggi di Crema militare e vedete oggi, vedete qua le immagini, l'esercito militare, l'esercito italiano in un arco di tempo brevissimo, pochissimi giorni, sotto il coordinamento eh, sotto il coordinamento eh, dell'assessore Foroni, assessore alla protezione civile, che si è interfacciato per quanto riguarda la, il coordinamento, per quanto riguarda le competenze di Regione Lombardia, si è coordinato con l'esercito. Ringraziamo anche il ministro Guerini per eh, la eh, grande tempestività con cui ha messo a disposizione questa, questa straordinaria eh, struttura dell'esercito: un vero e proprio ospedale, addirittura con una piccola sala operatoria, con un'area con tre posti letto di terapia intensiva. Abbiamo realizzato 30 posti letto, addirittura tutte con il collegamento per l'ossigeno. Ehm, quindi, non hanno neanche bisogno di avere la bombola perché stanno hanno approntato le canaline per collegare direttamente le maschere per ossigeno o i cipap. Quindi, un grande ospedale che verrà. Eh, di fatto gestito eh, da una brigata di medici e di infermieri cubani, sono arrivati domenica sera, eh, io ne, ne, lunedì scorso eh, avevo scritto al Ministro della Sanità Cubano, nell'arco, eh, anzi gli avevo scritto venerdì scorso domenica, eh, mentre ero, eh, uscivo dalla doccia è suonato il telefono ed era l'ambasciatore cubano che mi ha comunicato che loro erano non solo disponibili ma onorati di venire in Italia a darci una mano, una io ho telefonato raggiante al presidente, abbiamo attivato subito le misure, tutto ciò che serviva, quindi contatti diplomatici. Abbiamo anche qui chiesto e ottenuto dal governo un, un aereo per poter recuperare velocemente queste persone. Nell'arco di una settimana sono atterrate eh, ieri domenica scorsa, ricevute dal vicepresidente Sala, dall'assessore Foroni e dal sottosegretario Rizzi a Malpensa e eh, subito portate a Crema e da oggi pomeriggio inizia, hanno iniziato a gestire questo eh, campo militare, il campo militare, quindi è una grande boccata d'ossigeno per l'ospedale di Crema che è un ospedale che oggi è in grande difficoltà perché è vero che negli ultimi due giorni <coughs> si è leggermente ehm, ridotta la pressione del pronto soccorso, però è chiaro che la, le, le, il numero di persone che sono ricoverate in quel presidio è enorme e comunque continuano ad arrivare, non più 100, ma 50-60 persone al giorno sono comunque molte. Ecco, questa è una grande risposta di un sistema che è fatto in Italia dal sistema sanitario lombardo che è fatto dall'esercito, dalle relazioni internazionali, dal grande contributo che anche altri paesi danno e siamo lì, ci siamo stati lì con il sindaco oggi ad accoglierli e a ringraziarli per quello che faranno. Eh, subito dopo ehm, la, 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 diciamo questo momento di apertura formale del, dell'ospedale di Crema, l'assessore Ferroni è corso insieme all'assessore Terzi a Bergamo per verificare la, gli ultimi eh, preparatori, come si sta approntando quello che invece è l'ospedale da campo dell'Associazione Nazionale Alpini, che da qui a breve apriremo a Bergamo. Anche quello è un territorio eh, complicato, un territorio forse quello che sta vivendo ehm, di più, insomma con maggiore sofferenza, anche perché tanti sono le persone che, che, che sono nel, nostro, nel presidio ospedaliero eh, del Papa Giovanni soltanto e anche di Bergamo Est io tutti i giorni come sapete abbiamo 417 ricoverati al Papa Giovanni e ne abbiamo 424 nei, nei presidi ospedalieri della Bergamo Est tutti con Covid quindi una, una pressione importante anche se tutti e due, in tutti e due gli ospedali, per il terzo giorno consecutivo c'è una lieve riduzione e quindi ehm, questo è un, un dato: è un, un dato che comunque dalla, dalla frontiera, intanto fa tirare un leggero respiro eh, agli operatori e, e poi ci fa ehm, sicuramente ben sperare. Il, al Papa Giovanni, dicevamo da, tra qui a pochi giorni, si aprirà l'ospedale da campo che verrà organizzato e gestito grazie anche al contributo um, di, di alcuni medici di emergency e, e al Papa Giovanni collocheremo anche il, eh, i, i medici eh, russi eh, che prima dovevano andare a Sondalo, poi per, per motivi di carattere logistico-organizzativo invece li stiamo eh, collocando al Papa Giovanni, quindi un, un presidio come vedete eh, che ha Grandi sofferenze, eh, che è veramente pieno in ogni angolo di pazienti che hanno anche una grande complessità, e quindi il contributo dei, dei, dei medici russi: eh, 30 medici, più ci saranno persone che saranno al servizio anche della, della, della collettività per attività di sanificazione, faranno un, un lavoro molto importante. E questo è l'aiuto che stiamo dando agli amici eh, di Bergamo e a quel territorio. Stiamo lavorando anche sull'altra area che è quella di Brescia, eh, intanto eh, fatemi fare eh, le, i complimenti e, e, e un, un grande abbraccio a, a tutto il personale dell'ospedale di Brescia, il direttore generale mi ha mandato eh, le foto. Della, di aree degli ospedali di Brescia e di Orzi nuovi che sono state eh, adattate di fatto a corsie eh, di, un, di un ospedale con dei letti, con la possibilità di avere eh, quindi un posto, un, il, il, la bombola per l'ossigeno, quindi un reparto dire, dignitoso dove poter collocare i pazienti che devono passare un periodo di tempo non così breve. 90 posti letto sono stati ricavati a Brescia e un eh, un numero significativo anche ad orzi nuovi, quindi segno di una grande capacità organizzativa e gestionale della direzione strategica e dei medici e di una grande capacità anche operativa delle, delle strutture ospedaliere di Brescia. Eh, anche qui stiamo, ma prima di poterlo comunicare dobbiamo avere tutte, dire, le, 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 tutti i dischi verdi da parte insomma, di tutte le autorità coinvolte. Stiamo individuando un drappello di, di medici che possa andare a sostenere il grande sforzo di Brescia. Quindi anche a Brescia c'è una grande attenzione un grande lavoro che stiamo compiendo. Queste sono le cose dire, che abbiamo fatto, che stiamo facendo per sostenere i nostri presidi ospedalieri. Ehm, a, accanto a questo c'è il tema dei trasferimenti, anche oggi una grande strategia particolarmente utile e efficiente. A oggi sono eh, circa, o, soltanto oggi 40. Sono stati trasferimenti, tutti arrivati tendenzialmente sulla città di Milano, il, eh, il, è stata la struttura che ha accettato l'auxologico San Luca, quindi molti, un po' Monza, eh, qualcosa è arrivato anche alla struttura San Rocco, città di Brescia, la Maugeri di Pavia, ma e l'ospedale di Saronno che anche oggi ha, ha ospitato un numero importante di pazienti. Oggi i numeri, i numeri eh, ieri erano dei numeri anche fin troppo positivi, probabilmente io vi ho sempre detto che i numeri non vanno guardati giorno per giorno, perché ci possono essere a volte alcuni laboratori che rassegnano i loro risultati in ritardo e quindi non entrano nei conteggi oppure non sono così omogenei, ma in un arco di tempo più ampio. E allora e soprattutto ascoltare la voce di chi è in trincea, cioè se gli ospedali ci sottolineano che ci sono delle riduzioni o delle crescite nei pronto soccorso, vale molto di più quel tipo di sensazione rispetto al dato numerico. Il dato numerico oggi vede per quanto riguarda i totali casi positivi una crescita una crescita di eh, siamo a 30.703 quindi più 1.942 che è un po' più alto rispetto a ieri che era più 1.555 ma molto più basso ma, ma più basso di quello del giorno ehm, di due giorni fa che era di 3.000 ehm, probabilmente questo dato un pochino più alto però poi lo, lo vedremo è dato dalla, ci sembra di ravvisare che eh, nel laboratorio di Monza i dati non erano stati caricati ieri e invece sono stati caricati oggi perché abbiamo un'anomalia nel risultato diciamo, dell'area di Monza e Brianza che dopo vi evidenzierò. Per quanto riguarda i ricoverati, 9.711 più 445, anche questo è un dato che tendenzialmente... Eh, ieri addirittura avevamo avuto un meno, ma i giorni prima avevamo avuto il 22 di marzo, un, uh, il 22 di marzo avevamo avuto più 1.181, il 21 di marzo più 523, quindi siamo in una fase uh, di riduzione uh, degli accessi al pronto soccorso, al, sì, sì, diciamo dei ricoverati e quindi comunque un dato che, ehm, che dobbiamo leggere come un dato che stabilizza la riduzione di ieri e che non, 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 non è in controtendenza. Le persone ricoverate, sicuramente Codi, in terapia intensiva sono 1194, le persone che sono, state, ehm, che sono eh, uscite, diciamo che sono state dimesse, sono 6.657, quindi anche questo è un dato ehm, con 700 persone in più, 600 persone in più rispetto a ieri, quindi in un giorno sono 600 le persone che abbiamo dimesso, quindi molte persone dopo un po' di tempo finalmente guariscono ed escono dall'ospedale. I posti in terapia intensiva 1.194, Pensate che erano 724 il 19 di febbraio, oggi il totale dei posti letto in terapia intensiva sono 1500 nella nostra regione, cioè praticamente abbiamo creato il 110%, ehm, il 110 delle, dei posti di terapia intensiva, da 724 a 1500. E non è assolutamente finita perché domani apriremo altri posti, domani apriremo 16 posti, giovedì scusate, anzi domani apriamo 5 posti letto alla, a, a Legnano e poi 5 posti letto ai Santi Paolo, al, al, San pa, al San Carlo e ehm, giovedì apriremo 16 posti letto al policlinico e 10 posti letto al niguarda. Quindi questo è il modo con cui noi stiamo reagendo e creando spazi per continuare a ricoverare quei pazienti che hanno bisogno di una terapia intensiva, hanno bisogno di un'assistenza alla respirazione importante, di un tubo ehm, nella gola per poter continuare a sperare eh, di vivere e per vivere, perché come avete visto dal paziente 1 ai tanti altri che escono dalla terapia intensiva, dopo tanto tempo, 15, 18, 20 giorni, ma le persone vi riescono a superare la fase critica e a tornare, vuol dire a respirare e a vivere normalmente. Questo è l'obiettivo, eh, questo è quello che succede e noi stiamo mettendoci tutto per fare in modo che succeda al maggior numero possibile di persone. Eh, il numero dei decessi, 4.178 più 402, continuano a crescere in maniera importante. I decessi, eh, perché ricordiamolo, purtroppo questa è un'infezione um, un, un per la quale oggi non c'è una cura e non c'è un vaccino. Molti ci hanno scritto e ci scrivono di una serie di farmaci che vengono trovati su internet come um, diciamo, cure. O, o possibili farmaci risolutivi di questa patologia. Le stiamo sperimentando tutti Avete visto che abbiamo iniziato a sperimentare, eh, il fa, abbiamo approvato il protocollo, iniziamo a, speri, ad, 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 a, dire, a sperimentare sulle persone il farmaco utilizzato alla Ragin in ehm, Il farmaco diciamo, che è, qualcuno dice che è stato risolutivo eh, in Giappone, l'abbiamo fatto su sull'artrite reumatoide. Tutte sperimentazioni che noi stiamo adottando in regione Lombardia, protocolli che che sono assolutamente partiti in molti presidi ospedalieri, ma oggi non c'è una certezza sull'efficacia di alcun farmaco. Quindi è giusto che noi proviamo e ci attacchiamo ad ogni possibilità ma ancora non ne abbiamo e l'unica cosa è consentire in maniera devo dire, artificiale, sostenuta ai polmoni di continuare ad aprirsi, a chiudersi, a respirare e a darsi la possibilità da soli di superare l'infezione. Questo è eh, quello a cui noi dobbiamo eh, lavorare, quello a cui stiamo lavorando incessantemente ormai da più, da più di un mese. Il, eh, I numeri delle province. I numeri delle province vedono eh, la provincia di Bergamo eh, che ha eh, 6.728, quindi con una crescita di 257, che è una crescita eh, in linea con quella di ieri, quindi non c'è una crescita esponenziale, ieri ha più 255, oggi è più 257. Brescia 6.298 con una crescita di 393, ieri era 588, quindi con una riduzione significativa rispetto a ieri, Como 635 più 54, Cremona 3.000. E 61, qui c'è una crescita di 136, ieri era solo di 30 quindi vedete che probabilmente sulla riconsegna dei tamponi di Cremona e di Monsebrianza ieri c'è stato un disallineamento. Lecco, 1015 con una crescita di 81, Lecco è una città di quelle che anche, anche eh, dalla trincia dei pronti soccorsi si evidenzia essere una delle zone dove c'è una maggiore pressione Lodi, 1860 con una crescita di 43 quindi una crescita leggermente inferiore addirittura a ieri che era 45, Monze Brianza 1454, ieri cresceva solo di 22, oggi di 324 per quello che vi dico che i dati vanno visti in un arco temporale più ampio, perché è poco verosimile che ci siano stati un tal numero di positivi in più da ieri a oggi. Milano 5701 con una crescita di 375, ieri era di 230. Mantova 1093 con una crescita di 108, Pavia 1499 con una crescita di 55, quindi meno di un terzo di quella di ieri, Sondrio 253, Varese 450. Per quanto riguarda le città, le città abbiamo Milano che ha 2290 eh, 2297 con una crescita un, de, rispetto a ieri di 121 che è significativamente meno ieri era, no, ieri era 137 oggi è 121 quindi possiamo dire forse che per esempio a Milano dove il rischio era ne, visto vedendo i dati di venerdì e di sabato di giovedì e di venerdì che, che erano raddoppiati che potesse esplodere una, um, a Milano uh, in maniera molto ampia, molto um, vuol dire uh, anche con una crescita esponenziale e invece addirittura abbiamo una piccola riduzione. Quindi eh, vuol dire che i milanesi, così come gli altri, si sta stanno riuscendo comportandosi in maniera molto rigida, uh, molto responsabili a contenere la diffusione del virus. E questo mi sembra Veramente un bel, un bel dato. Brescia 943, qua stiamo parlando delle, delle città, eh, delle città capoluogo più 52, Cremona 872 più 38, Bergamo città 847 più 18, Lodi 331 più 10, Codogno 268 più 0. Ecco che a Codogno finalmente è stato detto qualche giorno fa, ma siamo arrivati a zero eh, contagi zero positivi. Monsebrianza Brianza 235 più 43: Questi sono i dati. Io ehm, voglio solo parlarvi brevemente dell'assistenza territoriale eh, perché, appunto, più di, eh, abbiamo sentito e letto sui giornali che Regione Lombardia si è concentrata molto sulle attività ospedaliere meno sull'attività territoriale. Il tema ehm, dei tamponi che andrebbero fatti in maniera più diffusa. Allora, primo. Noi ci siamo occupati degli ospedali perché la gente è venuta negli ospedali e aveva bisogno di cure ed era tantissima. E noi avevamo il dovere, in maniera importante, di dare una, una risposta, e cioè dare un posto letto, un respiratore, una terapia intensiva alla massa di persone che continuava a venire. E tutti coloro, tamponati o non tamponati, che avevano un bisogno forte, arrivavano e, sono, e arrivano in ospedale, ma com'è giusto che sia. Le persone che hanno bisogno vengono in ospedale, il nostro compito principale insieme ad altri, ma principale è quello di riuscire a trovare una risposta da parte del sistema sanitario, no? importante, a chi ha un bisogno importante. Ma non per questo non abbia, abbiamo trascurato il territorio, no? perché sul territorio si era, abbiamo sempre detto coloro che sono contatti diretti di una, devono stare a casa, devono isolarsi e ci deve essere la, um, un, un controllo da, da parte con un rapporto telefonico col proprio medico di medicina generale. Il tema non era tanto quello di tamponarli perché poi, che una persona avesse fatto meno il tampone, se una persona aveva la febbre, l'obiettivo era quello di provare a accompagnarli fino era possibile al proprio domicilio e poi, quando questa persona arrivava in ospedale, fare in modo che trovasse eh, al meglio eh, una, un, un posto letto o una, un, una capacità di ricovero da parte del sistema sanitario. Ma abbiamo, stiamo intensificando. La parte dell'assistenza territoriale perché in questa fase è assolutamente importante anche lavorare su questo perché il contenimento della, della diffusione del contagio si fa. Non tanto con i tamponi che come sappiamo oggi è negativo e domani può essere positivo, ma si fa mettendo le persone che anche solo potenzialmente hanno dire, il coronavirus, cioè che hanno qualche sintomo semi-influenzale in una situazione di isolamento, monitorandone le proprie condizioni di salute, ma dove non possono stare, nel caso in cui non possono stare a domicilio, collocandole al di fuori del proprio domicilio al fine di fare realmente una fase di quarantena e di isolamento volontario e quindi consentendogli di non infettare altri oppure se sono persone che durante la quarantena, perché sono persone fragili e altro, non manifestano alcun sintomo, di viverla serenamente e poi, evidenziato che non hanno eh, contratto il virus, di tornare a vivere la loro vita. Allora abbiamo approvato una delibera che dice delle cose importanti, stiamo iniziando a lavorare con i medici di medicina generale, ma stiamo mettendo in campo delle azioni molto concrete da questo punto di vista, che sono già oggi realtà, lo sono che riguardano coloro che devono dire che sono al proprio domicilio e anche coloro che vengono dimessi ma non sono ancora in grado di, di andare a casa. Per esempio l'ATS di Milano ha costruito da tempo un portale in cui ogni medico di medicina generale trova l'elenco di tutti i suoi pazienti positivi, di quei, di quei pazienti che sono dei contatti diretti e lo può implementare inserendo altre persone che eh, hanno una, una situazione simile-influenzale o, eh, o, o sono contatti diretti e magari non erano stati individuati da parte dell'ATS. Questo portale, che è un portale molto prezioso, è stato aperto dal 70% dei medici in medicina generale dell'ATS di Milano, quindi i medici che sono già scesi in campo su questo, hanno, questi medici hanno individuato 1.800 Persone che erano contatti diretti di pazienti positivi e l'hanno indicato e segnalato e hanno fatto i medici e medicina generale di Milano già 5500 eh, telefonate per verificare lo stato di salute e monitorarlo, perché questo è il, eh, la presa in carico sul territorio che non enunciamo ma che stiamo realizzando. Va ampliata, va, va meglio strutturata, vanno sicuramente stiamo lavorando per fare meglio, ma partiamo da un lavoro che c'è e da un'attività che è già stata messa in campo. Abbiamo anche già individuato degli hotel a, a Milano un hotel in zona stazione centrale con 300 postazioni. Abbiamo già eh, individuato anche il personale medico e infermieristico che dovrà fare il Presidio Sanitario e eh, è già occupato. Ehm, voglio dire, per una, eh, e lo, occupe, lo occuperemo da qui a breve. Così come all'ATS di Bergamo abbiamo già un primo albergo che, con 140 malati, di cui, ehm, che sono stati, scusate, un, un albergo che ha 100 posti letto. Ne sono già stati occupati 50, in questo caso con pazienti che sono stati dimessi dagli ospedali e sono. E, sono, um, e, e vengono messi in questi, in questi alberghi perché sono guariti ma non sono ancora, come si dice, negativizzati. E, e ne, ne apriremo un altro di ulteriori 90 posti sia per coloro che escono dall'ospedale sia per coloro che invece ehm, vengono inviati dal medico di medicina generale perché hanno delle condizioni che devono essere tenute sott'occhio e non possono farlo al loro domicilio. Ma la stessa cosa, cioè sui pazienti che vengono dimessi, lo stiamo facendo a Milano attraverso l'ospedale Sacco, già 22 sono eh, le persone che sono state mandate al domicilio con una sorveglianza da parte, eh, in questo caso, di un gruppo di specializzanti che ne tiene sotto controllo alcune caratteristiche, così come a già in, sono, ha già iniziato a farlo anche ehm, l'ospedale ehm, ehm, di Gallarate e di Busto a mettere in campo questa azione di sorveglianza per i pazienti che escono dal presidio, eh, dall'ospedale, quindi per dire come ci occupiamo del territorio. La stessa cosa sta facendo la TS. Di Pavia, che ha un portale che è messo a disposizione dei medici e che viene, che viene aggiornato da questi medici che fanno quindi una sorveglianza attiva sia chiamando i pazienti sia venendo chiamati dagli stessi pazienti per comunicare le proprie situazioni, le, le proprie condizioni di salute, perché a questi pazienti andremo a distribuire anche una serie di device, cioè il termometro, o meglio, il termometro molti ce l'hanno, ma gli daremo a volte anche dei termometri per, per i collegamenti in telemedicina, i saturimetri. E altri, e altri strumenti per tenere sotto controllo i propri parametri vitali. La TS di Pavia ha già avuto 400 saturimetri che sta dando su, a, ad alcuni pazienti su indicazioni dei medici di medicina generale, e così ha fatto Bergamo con 700 saturimetri che ha, ha già distribuito ai pazienti di alcuni presidi. E lo faremo, ne, abbiamo, ne stiamo acquistando 100.000 proprio per fare in modo che tutte le indicazioni che ci vengono dati dai medici di medicina generale su pazienti che hanno una situazione che deve essere tenuta sotto controllo, a tutti questi verrà consegnato questo saturimetro o anche un kit di telemedicina per monitorarne le condizioni. E a questi pazienti interessa poco che siano positivi perché hanno fatto il tampone o non lo siano. Noi dobbiamo controllarne le condizioni di salute e finché è possibile, perché le loro condizioni sono soddisfacenti, fare in modo che rimangano al loro domicilio oppure portarli in maniera tempestiva in un ospedale quando invece necessitano eh, di, un, di, un, di un sostegno alla respirazione, sia esso una mascherina, un, un chip up o altro. Bene, questo è il modo con cui ehm, anche sul territorio ci siamo strutturati, ci stiamo strutturando e eh, con, consolideremo la nostra azione. Il, eh, Monica mi, ci chiede quando finirà questo incubo. Io tutti i giorni me lo chiedo eh, eh, e tutte le mattine quando vedo i dati spero che quelli siano dei dati che ci aiutino eh, a, a sperare o a vedere una luce sempre più eh, forte in fondo al tunnel, ma l'incubo finirà perché anche le notti più buie alla fine hanno una bella alba. Noi dobbiamo solo crederlo fortemente e l'alba arriverà, ma resistere perché dobbiamo assolutamente continuare a essere molto rigorosi nei nostri comportamenti. Me lo dice Cosima e l'ho appena detto, questo è il momento in cui noi dobbiamo essere ancora più rigorosi. Nel momento in cui qualcosa sta succedendo, nel momento in cui un rallentamento, magari non giorno per giorno, ma se noi vediamo il trend per, qualche, per un numero ampio di giorni, un trend di, di rallentamento c'è. Questo è il momento in cui dobbiamo essere ancora più determinati a resistere, ancora più determinati a restare a casa, perché vuol dire che il traguardo non è lontano. E allora se il traguardo non è lontano nessuno di noi si può permettere di fermarsi, di rallentare, di dire non ce la faccio, ho bisogno di uscire, non riesco a reggere dire, un, un regime di restrizioni. Anna Maria, il paziente 1 è tornato a casa, vuol dire che c'è speranza e se ne può uscire. Certo, certo, c'è speranza. Il nostro compito è di fare in modo che la speranza sia adatta a tutti, al maggior numero possibile di persone. E dico che noi siamo, lavoriamo per darla a tutti, purtroppo... E le, 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 ci sono dei limiti oggettivi, stiamo addirittura facendo un ospedale in fiera per questo Max, ma non è il caso di chiudere tutto, il governo non lo capisce ma guardi, noi io penso che abbiamo in Regione Lombardia dato un messaggio molto forte, eh, che è stato eh, anche recepito poi eh, dal governo eh, il riuscire a individuare quali sono i servizi essenziali e quali no eh, fino a che punto il cuore del nostro paese può rallentare oppure no, non è semplice, ma è chiaro che tutto dipende anche da una grande capacità individuale, vi dicevo e chiudo con questo: ehm, intanto eh, no, c'è la spesa in casa, se noi dobbiamo rimanere in casa, se dobbiamo resistere, la regione Lombardia, insieme, alla, eh, insieme a Danci Lombardi. Questa campagna negozia a casa tua la spesa a domicilio e questo mi consente di dire un grande grazie agli amministratori locali, ai comuni, ai sindaci che stanno facendo un lavoro straordinario. È chiaro che la competenza sanitaria è della regione, ma tutto quel lavoro sociale è deputato nelle mani dei sindaci e ogni sindaco, dal comune più piccolo ai comuni più grandi, stanno facendo un lavoro straordinario perché si st stanno occupando dei più fragili, stanno mettendo nelle condizioni coloro che hanno più difficoltà di stare sereni a casa perché si occupano della spesa si occupano eh, della de, 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 de farmacia, dei medicinali, si occupano dei beni di prima necessità, lo fanno con la rete di volontariato, lo fanno con quella straordinaria rete sociale che eh, eh, ognuno dei nostri comuni ha creato e quindi grazie veramente agli amministratori. Chiudo come, noi abbiamo aperto la giornata con una notizia, quello che uno dei nostri maggiori collaboratori, che era Guido Bertolaso, la persona che noi abbiamo chiamato per fare un lavoro. Straordinario, provare a offrire un'ulteriore speranza che è quello dell'ospedale in fiera, un, po', un numero crescente di posti letto di terapia intensiva che potesse dare crescenti speranze a un numero ampio di cittadini. Bene, si è buttato così tanto nel lavoro che ho, ieri aveva qualche linea di febbre, oggi ha fatto il tampone ed è positivo al coronavirus. Ho sentito eh, Guido Bertolaso già tre volte oggi. Non l'ho mai trovato eh, così determinato, così incalzante sulle cose che deve fare, che sta continuando a fare. Quindi, eh, eh, il fatto di, un, eh, di essere costretto, voglio dire, almeno dal punto di vista fisico, a rimanere un po' a riposo, ehm, per lui è solo uno stimolo a lavorare di più dalla, da, da, dalla propria camera, dal luogo in cui si trova. Quindi, Guido Bertolaso sta bene. Eh, eh, al di là della positività e eh, di, di qualche linetta di febbre, sta continuando a lavorare in maniera incessante. Sa, a, a, sente su di sé il dovere morale di concludere il prima possibile questo lavoro e di rassegnare questo ulteriore segno di speranza alla nostra città e alla nostra regione. Quindi noi gli siamo vicini, non ne ha bisogno perché ci chiama più, <ride> più, più di prima per continuare a incalzarci ed aiutarci a risolvere i problemi. Forza, Guido Lomba tutti. Siamo tutti qua e lavoriamo tutti insieme per uscire il prima possibile da questo momento difficile.